Salvò gli ebrei dalle leggi razziali, per questo l'inimenticabile Monsignor Giovanni Galliano, per 51 anni parroco della cattedrale di Acqui Terme, scomparso nel 2009, potrebbe essere nominato giusto tra le nazioni. L'istanza per il riconoscimento ufficiale da inviare all'autorità israeliana e a Hashem di Gerusalemme è stata presentata presso il Salone San Guido dall'associazione Monsignor Galliano Onlus, il cui scopo è quello di rendere un doveroso tributo alla grandiosa opera svolta da Don Galliano a favore della diocesi e della città di Acqui. Grazie alla medesima, l'ospedale cittadino fu intitolato all'amato sacerdote, che si adoperò tra il 1943 e il 1945 per salvare alcuni cittadini italiani dalle leggi razziali, nascondendoli in rifugi sicuri situati anche nell'Ovadese e nel Savonese. Sull'argomento l'associazione ha condotto scrupolose indagini utilizzando documenti dell'archivio di Stato di Alessandria e della Curia di Acqui, dai quali emergono concrete testimonianze sull'attività di Monsignor Galliano. Le hanno illustrate nel Salone San Guido il presidente Salvatore Caorsi, la professoressa Luisa Rapetti, testimone di un incontro fra gli studenti acquesi e il Monsignore, durante il quale furono rivelati i fatti legati alla Shoah, il vescovo Monsignor Luigi Testore, che ha confrontato le immagini del buio museo dell'Olocausto di Gerusalemme con l'armonia e la luminosità del Giardino dei Giusti, e infine l'attuale parroco del Duomo, Don Giorgio Santi, che ha tracciato un profilo del suo predecessore. Alla presentazione hanno partecipato anche il capitano dei Carabinieri Gabriele Fabian, una rappresentante dell'amministrazione comunale e i sindaci di Spigno e Morbello, paese che diede Natale al sacerdote il 24 aprile del 1913. Nominato canonico della cattedrale nel 1942, affrontò il suo apostolato con grande umanità, attuando iniziative concrete che sono passate dal restyling del Duomo fino al recupero dell'antica chiesa di Sant'Antonio in Pisterna. Uomo di profonda cultura, pubblicò anche numerosi libri su Acqui e comuni della diocesi e su figure di santi e beati che vi appartengono.